Ciao, sono Marco, buona serata e bentornati sul mio canale. Come vedete, quest'oggi dedichiamo questa puntata a questo attrezzo dedicato alla pulizia dei vetri. Come vedete è un aspiragocce, l'aspiragocce della Vileda, quindi di una marca abbastanza importante. Il modello si chiama Windomatic, esiste questo modello e poi un modello un po' più performante che si chiama Windomatic Power. Quell'altro modello chiaramente costa un po' di più. La differenza tra questo modello e quell'altro modello sta nel fatto che quell'altro modello ha due velocità, questo invece una velocità sola, e in più la batteria di quell'altro modello è più performante, quindi si possono pulire più vetri, ma fate conto che la batteria di questo è abbastanza capiente da pulire almeno per 3 o 4 volte i vetri di casa. Fate conto che la batteria sulle istruzioni c'è scritto che dura 40 minuti. Io l'ho utilizzato nello showroom al lavoro per pulire una trentina di vetri e fate conto che la batteria non si è ancora scaricata, quindi batteria di tutto rispetto anche per questo prodotto. Fate conto comunque che questo non è un prodotto per pulire i vetri, ma soltanto per asciugarli e per renderli brillanti. Quindi per la pulizia dei vetri dobbiamo utilizzare il vecchio sistema che è l'olio di gomito, quindi dobbiamo pulire i vetri, lasciarli bagnati e poi passare questo prodotto per asciugarli e renderli brillanti. Niente, ora cosa facciamo? Vediamo cosa c'è contenuto nella scatola e poi testiamo il prodotto. Questo è il contenuto della scatola, chiaramente il Windomatic, due panni, una spugnetta per la pulizia dei vetri, il caricabatterie e i libretti delle istruzioni, sia del Windomatic che chiaramente anche dello spruzzino. Parliamo come prima cosa dello spruzzino. Come vedete, questo è lo spruzzino, si carica da qua in basso. In questo contenitore si inserisce l'acqua e il prodotto per la pulizia dei vetri. Poi tramite lo strappo si collegano uno dei due panni, si spruzza sul vetro, si pulisce il vetro, si lascia il vetro bagnato e poi si utilizza il Windomatic per asciugarlo. Come vedete, si tolgono a strappo e poi si possono mettere a pulire tranquillamente in lavatrice. Poi questa è la spugnetta, comodissima le prime volte che utilizziamo il Windomatic, come vi dicevo rimane qualche riga, tramite questa spugnetta si tolgono facilmente. Questo è il caricabatterie, che tra l'altro non ho ancora utilizzato, come vi avevo già detto. Poi chiaramente c'è il Windomatic, questo è il Windomatic, come vedete è flessibile, come vedete. Questo perché? Perché per farlo funzionare bene bisogna schiacciare bene la guarnizione sul vetro e quindi bisognerà premere. Qui troviamo il pulsante per l'accensione. Questo è il rumore che fa, come vedete. Qui troviamo il collegamento per il caricabatterie. In alto c'è un LED che ci informerà quando la batteria è carica. In più troveremo questa vaschetta, come vedete si smonta così, semplicissima. Come vedete, così è smontata per la pulizia, si può mettere tranquillamente il lavastoviglie. Qui troviamo una guarnizione che però non funziona benissimo. Allora, il mio consiglio è quello di utilizzare sempre il Windomatic in maniera verticale. Questo perché? Perché si può riempire la vaschetta quasi completamente. Si può anche utilizzare in maniera orizzontale, però ho già fatto un test e quindi qua cosa succede? Che quando riempiamo a metà la vaschetta che arriva al pulsante per smontare la vaschetta c'è una leggera perdita e quindi uscirà l'acqua. Quindi se vogliamo utilizzarlo in maniera orizzontale ricordiamoci di, come si dice, di svuotare la vaschetta in maniera frequente. Poi per una corretta pulizia bisogna anche smontare, come vedete, la testa. Questo perché ho notato che si forma sempre una crosticina qui e qua in alto ogni volta che lo utilizziamo, quindi smontiamolo e laviamolo. Questo è semplicissimo da lavare, basta inserirlo sotto l'acqua e si pulisce in un secondo. Niente, abbiamo visto cosa c'è contenuto nella scatola, ora siamo pronti per testare l'attrezzo. Come vedete ho sporcato il vetro con della tempera, siamo pronti per testare l'attrezzo. Nello spruzzino ho inserito della semplice acqua e del prodotto per pulire i vetri.
Come vedete il vetro viene perfettamente pulito. Ricordatevi però che quando si inizia non bisogna mai fermarsi, altrimenti quando si riparte, come vedete, rimane l'alone. Quindi si parte dall'alto oppure anche in maniera orizzontale, però bisogna sempre arrivare fino in fondo. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Prima di salutarvi vorrei darvi il mio parere per quanto riguarda questo aspiragocce. Allora, mi sto trovando bene, funziona bene, come vi dicevo, bisogna prenderci un po' la mano per pulire i vetri in maniera perfetta. Io tra l'altro ho provato anche quello della Kärcher diciamo che è quello originale, quell'altro è più performante, i vetri sono riuscito a pulirli subito al primo colpo in maniera perfetta, però chiaramente il prezzo di quell'altro è molto superiore rispetto a questo, costa 100 euro, questo 30 euro, quindi tre volte in più il rapporto qualità-prezzo, quindi questo è imbattibile. Niente, spero di vedervi con la mia prossima recensione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto il video. Buona serata.